Buonasera a tutti, siamo qui oggi al palazzetto di Civitavecchia per raccontarvi il match della quarta giornata del Città di Civitavecchia, categoria Master VIP tra Mobili Badini e Planet Win 365 Cervedri. Andiamo subito a leggere le formazioni con Mobili Badini, che vediamo con la consueta maglia giallo-blu. Con il numero 1 il portiere Molinari, 8 Di Berardino, 6 Dima, 7 Farkas, 9 Arseni e il capitano Badini. Per quanto riguarda invece Planet Win, abbiamo con il numero 6 Bezzicari, il capitano, grandissimo giocatore di qualità giovanili della Roma. Quest'anno ha giocato nella Serie D di calcio in Sardegna. Poi abbiamo con il numero 88 Giorgi, giocatore del Cerveteri, 7 Morlando, 50 Paraschio, il pivot praticamente di Planet Win. Con il numero 10 Castelletti, 5 Bresciani, e con il numero 1 abbiamo Balestri oggi a porta. Non c'è Angelucci, non c'è neanche Attardo, neanche Mignaroli, giocatori chiave che hanno portato punti importanti in queste prime giornate per Planet Win Cerveteri. Ricordiamo che ci sono due tempi, entrambi da 25 minuti. Vediamo cosa potranno offrirci, cosa potranno dirci le due squadre in campo. Nel parquet qui del palazzetto di Civitavecchia, intanto c'è il primo fallo subito guadagnato da Mobili Badini. Ricordiamo che Planet Win è una squadra molto, molto alta per quanto riguarda il livello tecnico, soprattutto a giocatori che giocano insieme anche a calcio, come per esempio nella società di Cerveteri, e quindi questo può essere sicuramente un fattore in più. Intanto, pallone subito dentro per il giocatore di Mobili Badini, tra poco vi diciamo chi è, e subito occasione quindi per il gialloblu davanti al portiere. È andato il numero 8 Di Berardino a concludere. Tanto calcio d'angolo, pallone battuto in questo momento, pallone che attraversa tutta l'area, pallone che finisce fuori. Si riparte allora con questa rimessa laterale. Oggi si gioca di domenica. Questa è la seconda gara, la gara praticamente delle 9, anche se abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Comunque le squadre sono riuscite a compiere il consueto riscaldamento, effettuando anche il consueto riscaldamento, come dicevamo, effettuando anche i consueti saluti. Allora, ancora il gialloblu a gestire. Con il numero 6 che prova ad andare avanti, si tratta di Badini, scusate, di Dima, che non è riuscito a far passare il pallone. E allora Di Berardino attende l'arrivo di un compagno, alza la testa, si accentra Di Berardino, cerca di far passare il pallone, non ci riesce. Allora riparte velocissimo il numero 88 Giorgi, l'88 che di solito indossa Rinaldi. Rinaldi oggi assente, e allora l'88 è sulle spalle di Davide Giorgi. Di Berardino la scarica per il compagno, ossia Dima. Vediamo che Mobili Badini sembra essere partito subito, subito forte in questi primi minuti, cercando di mettere subito la marcia sull'acceleratore. Qui Planet Win però è in possesso di palla. Morlando col destro protegge molto bene la diagonale, il solito Di Berardino che non fa passare il pallone. Badini intanto, pallone per Dima sulla destra per il compagno, pallone che passa sulla fascia. Ancora Mobili Badini a gestire, con Dima che allarga il gioco sulla sinistra. Dima 0-0 ancora il parziale, squadre che si stanno ancora studiando. Attenzione che però qui c'è un recupero importante, quasi a centrocampo, da parte del giocatore di Planet Win. Attenzione a Morlando, c'è largo Giorgi, va Morlando col destro, primo tiro dell'incontro. Anzi, scusate, primo tiro per quanto riguarda Planet Win. Quindi primo brivido con Morlando che si è centrato e ha caricato il destro, pallone che è uscito fuori. Ora ripartono da dietro Mobili Badini, Dima ancora a gestire, lateralmente trova Di Berardino che però non riesce a far passare il pallone, guadagna però rimessa laterale. Di Berardino
scusate, Badini prova a metterla dentro, non c'è nessuno e allora Planet Win riparte da dietro, Morlando, c'è dentro Paraschiu che per poco non riceve un importante pallone. Paraschiu insieme a Rinaldi, miglior marcatore della squadra. Qui conclusione da parte di Matteo Di Berardino che si sta facendo molto, come sentite molte volte lo stiamo nominando nel corso della nostra telecronaca. Sicuramente uno dei più attivi dei suoi. Allora, movimento davanti di Farkas che però non viene servito. Mobili Badini che preferiscono pazientare a centrocampo, anche se qui provano l'affondo laterale. Riparte Planet Win molto bene, 3 contro 2, attenzione, pallone dentro, Giorgi, c'erano due compagni, ha preferito la conclusione, Davide Giorgi, e allora Paraschiu carica il sinistro, prende in pieno il numero 11, pallone per Bresciani, attenzione Morlando, prova a piazzarla col sinistro, si fa trovare pronto Fedro Molinari. Un attimo, c'è il fischio dell'arbitro, probabilmente è stato fischiato il primo timeout della gara, ricordiamo due timeout a disposizione in ogni tempo, naturalmente uno per squadra, i timeout durano un minuto, quindi squadre subito che rifiatano, panchine abbastanza corte, basti pensare che Mobili Badini ha solamente un cambio, due cambi invece per Planet Win. 7 giocatori oggi disponibili, alcune assenze quindi che sicuramente possono fare la differenza, oltre che per i nomi, soprattutto perché servono sicuramente, lo diciamo sempre nel corso delle nostre telecronache di questo torneo, forze fisiche, forze mentali, ma soprattutto forze fisiche perché con il caldo, le energie e l'apporto di compagni può dare sicuramente una mano importante e a volte può fare anche la differenza, magari avere una squadra meno tecnicamente forte rispetto all'altra, però avere cambi buoni, cambi comunque validi, questo può risultare, come dicevamo, un fattore decisivo. Tanto vediamo anche lo staff che entra in campo per pulire il parquet, per permettere delle buone giocate. Squadre, come dicevamo, rientrate in campo in questo momento. Entrato anche il numero 9 per Mobili Badini, quindi il primo cambio effettuato. Si tratta di Simone Arseni. Proprio Mobili Badini a gestire da dietro. Badini la mette giù, ci mette il piede, l'ultimo tocco è proprio il suo. Planet Win allora a gestire di attenzione subito Arseni che prende il pallone, carica il tiro, non inquadra però la porta. Primo guizzo del numero 9, pivot dei gialloblu. Intanto vediamo il grande movimento davanti di Paraschiu, anche se però è ben marcato. E allora sono costretti a giocare da dietro gli uomini con la casacca arancione, praticamente hanno la casacca arancione fino a questo momento in tutte le partite del torneo, hanno avuto quelli di Planet Win, la squadra di Cervetri. Qui ci ha messo il piede Paraschiu, guadagna rimessa laterale. Bezzicchi. Bezzicchi. È costretto a tornare all'indietro per il compagno, ossia per Castelletti. Ancora Bezzicchi. 1-2. Bezzicchi carica il destro e sblocca la gara. Il numero 6, il capitano di Planet Win, probabilmente il giocatore più talentuoso, più forte tecnicamente in campo. Sblocca subito la gara dopo un bello scambio col compagno, riesce con il destro a battere Fedro Molinari e a portare Planet Win in vantaggio quando praticamente sono passati 10 minuti e quindi primo squillo di Bezzicchi e primo gol per Planet Win che così conduce per 1-0. Arseni si gira il numero 9, col destro prova a servire il compagno, non ci riesce, ripartono allora Mobili, scusate, Planet Win ancora con Bezzicchi, ancora da quel lato. Pallone che però è centrale, c'è stata la deviazione, si riparte con questa rimessa battuta in questo momento, recuperano Mobili Badini,
Pallone in avanti, Bezzicchi recupera. Attenzione, Paraschiu col sinistro. Non riesce ad andarsene su Farkas che protegge il pallone. Deve arrivare però qualche compagno per aiutarlo. Arriva in questo momento. Avanti ora i giallo-blu. Pallone sulla destra. Pallone che non passa, rimessa laterale. Ci ha messo il piede Arseni. E allora altra rimessa laterale per la squadra di Cerveteri che conduce per 1-0. Paraschiu. Pallone per il compagno. Riceve in questo momento, c'è dietro Castelletti. Castelletti col sinistro, ci mette il piede Badini. Badini ancora, si gira con il fisico, riesce a proteggere il pallone, fa ripartire il gioco da dietro per Molinari. Allora Di Berardino la lascia al compagno, attaccato da Bezzicchi. Ci sono Paraschio e Bezzicchi avanti. Un 2-2 quasi per quanto riguarda Planet Win. Accennano anche un pressing, anche se non eccessivamente aggressivo, quelli di Planet Win. Vediamo invece che Mobili e Badini preferiscono ancora la gestione di palla piuttosto che accelerazioni improvvise, anche perché Planet Win è una squadra abbastanza giovane, abbastanza in forma atletica e quindi riescono a recuperare molto bene nonostante giochino in modo offensivo. Attenzione, pallone dentro, pallone che si impenna, Paraschiu lo mette giù, va al tiro Paraschiu col destro, apre troppo la traiettoria e allora sera di gioco che finisce fuori, si riparte con un rinvio dal fondo. Altro cambio, intanto rientra Morlando, esce Paraschiu. Farkas sulla sinistra. Ancora Farkas, pallone dentro, ancora Farkas che se c'entra, carica il destro, non passa il pallone e allora ripartono Planet Win. Vediamo se riescono a sfruttare questa ripartenza. Morlando ha davanti a sé Badini, scambia ancora con Bezzicchi, passaggio troppo lungo, Morlando la tiene in campo, ancora Morlando che la ritaglia indietro per Castelletti. Castelletti per Giorgi, ma pallone ancora per Castelletti. Passaggio intercettato. E allora ancora Giorgi che prova il numero, anzi prova a liberarsi dall'avversario, viene spinto. Qui fallo giusto, fallo che ci stava. Ricordiamo nel calcio a 5, dopo il quinto fallo, ad ogni fallo si batte un tiro libero. Qui calcio di punizione da una buona posizione. Per quanto riguarda Planet Win c'è Morlando, c'è anche Bezzicchi sul pallone, vediamo chi andrà tra i due. C'è il numero 7, due uomini in barriera. L'arbitro fischia, tutto pronto per questo calcio di punizione, va Morlando. Pallone che finisce ancora fuori. Pallone che non inquadra la porta. E allora, squadra, bomba, attenzione, qui confusione, scontro tra Farkas e Balestri, Luca Balestri, il portiere quest'oggi ricordiamo di Planet Win. Rimane a terra ancora il giocatore di Mobili Badini che viene aiutato a rialzarsi in questo momento. Sembra niente di grave per fortuna, anche se c'è stata questa botta dopo l'avanzata in area di Mobili Badini dei gialloblu, che comunque nonostante lo svantaggio stanno cercando di rimanere in partita. Stanno cercando di studiare ancora l'avversario per cercare di colpirlo al momento giusto, anche se non è sicuramente facile. Gioco ancora fermo, staff del torneo ancora in campo a pulire, a effettuare le dovute pulizie per rispettare le dovute cautele. Qui intanto Di Berardino va col destro, prende in pieno l'avversario. Allora calcio d'angolo, Badini non riesce a concludere, riparte Planet Win, Morlando alza la testa con l'esterno, va dal compagno, 3 contro 2, 3 contro 3 ora, pallone recuperato, ribaltamento di fronte, c'è Farkas che si allarga moltissimo, c'è dentro Badini, va a Farkas con la punta e trova un gol favoloso sotto l'incrocio, favoloso il gol di Bogdan Farkas che
Nell'occasione precedente era rimasto a terra dopo lo scontro col portiere, ma qui adesso si è inventato praticamente il gol da solo. Si è allargato moltissimo, infatti sembrava dalla nostra postazione che volesse mettere in mezzo il pallone sul secondo palo per Badini, invece ha fatto bene con la punta sotto l'incrocio, ha trovato il gol dell'1-1. Intanto cerca di rispondere subito Planetwin, anche se il pallone finisce fuori. Allora ripartono Mobili, Badini. Arseni va con la punta, prende in pieno l'avversario. Allora Morlando col destro, va dal compagno, pallone per Bezzicchi. Bezzicchi rientra, ancora uno contro uno, si allarga il numero 6, non ha spazio davanti a sé, è costretto a servire Morlando. Morlando, Bezzicchi va con la punta, perfetta la parata di Molinari. Centralmente è riuscito ad evitare il gol. Planet Win però che cerca ancora di far gioco. Castelletti alza la testa il numero 10 che torna dal compagno. Verticalizzazione, pallone che rimane lì. E allora ancora Arseni che alza la testa. Arseni sulla sinistra va dentro l'area, si allarga anche il compagno. Va a concludere Badini, pallone che non passa. Allora contropiede, bel numero di Castelletti che si porta avanti il pallone. Siamo 3 contro 3. Ancora Castelletti centralmente. Castelletti allarga per Bezzicchi che conclude, c'è deviazione. Castelletti esce, vediamo chi entra al suo posto. Anzi, non c'è stata deviazione. Come potete vedere, si riparte con il rinvio dal fondo da parte di Immobili e Berardino. Di Berardino si allarga, conclude scivolata. Di Berardino, occasione d'oro per Immobili e Badini che hanno avuto su un piatto d'oro l'occasione per portarsi in vantaggio con questa azione continuata di Berardino. Bezzicchi dentro per Palacio, aggancia, va col sinistro, esce scivolata e legge bene Balestri. Attenzione, l'ultimo tocco è stato ancora di Palacio e infatti ancora rinvio dal fondo. Tanto Farkas cerca lo scambio col compagno, non gli riesce. Ripartono da dietro quelli di Planet Win, qui fallo quindi calcio di punizione. Calcio di punizione, quindi si riparte con questa rimessa laterale. Pallone che rimane ancora lì con Paraschi che scambia col compagno. Morlando, prova a far passare con la punta. Morlando ancora. Allarga il gioco, pallone dentro, qui insidioso questo pallone messo dentro da parte del giocatore di Planet Win. Allora giallo-blu che ripartono da dietro. Arseni di prima cerca il compagno, lo trova. Ancora Mobili Badini in possesso di palla. Ricordiamo ai nostri telespettatori, siamo sull'1-1. Partita abbastanza equilibrata. Di Berardino va col destro. Conclusione dalla distanza, non si fa sorprendere Balestri. Allora riparte la squadra di Cerveteri. Pallone dentro, scambio delle due, pallone che non passa. Allora riparte Arseni che alza la testa, uno contro uno. Arseni va con la punta, prende però l'avversario e pallone che va centralmente. Morlando.
Paraschiu allarga il gioco. Attenzione, Paraschiu davanti porta. Non riesce a essere impeccabile. Quando stiamo per superare praticamente il 20° di questa prima frazione di gioco, 1-1 tra Mobili Badini e Planet Win, al gol di Bezzikeri ha risposto Farkas, che ha portato i gialloblu sul pareggio fino a questo momento. Il pallone che esce fuori. La Paraschiu. Paraschiu si accentra. Movimento dall'altra parte del campo. Riceve in questo momento il giocatore di Planet Win. Attenzione. Ancora Giorgi che la ridà indietro per Morlando. Morlando con l'esterno. Allaga su Paraschiu. C'è larghissimo Bezzikeri. Morlando centralmente. Tiene ancora il pallone il numero 7, va centralmente per Giorgi che con un bel movimento di corpo aveva preso la posizione sull'avversario, anche se la sua conclusione non è stata delle migliori. Pallone che esce fuori, sempre da quella parte. Devono essere più precisi quelli di Planet Win se vogliono portarsi in vantaggio. Va di punta Bresciani. Che prende in pieno il portiere. E allora altra rimessa laterale. Morlando si gira con l'esterno, trova e cerca il compagno, ancora Morlando. Morlando uno contro uno. Rientra Morlando, pallone che rimane lì, scivolata Badini. Cerca di intervenire ancora. Subisce una botta, rimane su Badini che adesso vede perfettamente l'imbucata di Dima che stoppa il pallone pressato però da Bresciani. Lo disturba nel possesso di palla. Allora calcio di punizione secondo il direttore di gara. Vediamo l'arbitro che va a posizionare la barriera. Siamo abbastanza lontani dalla porta di Balestri. Vediamo se proveranno direttamente la conclusione da quella distanza. Un uomo in barriera, tutti gli altri dentro l'area. Va Badini col destro. La sua conclusione non è delle migliori. Attenzione a Planet Win che riparte molto bene con Paraschiu che non riesce ancora una volta a battere il portiere. Ribaltamento di fronte di punta Badini. Moltissime le conclusioni da parte di entrambe le squadre dopo un primo tempo. Dopo, scusate, la prima parte di gara, dove c'erano ritmi un po' bassi, un po' blandi. Poi però abbiamo visto adesso moltissime le conclusioni, a volte si lasciano anche molti spazi, forse qualche spiraglio di troppo. Qui Bresciani prova a far passare il pallone, Badini recupera ancora. Rimessa laterale di Berardino, carica il tiro, pallone che finisce fuori. Castelletti amministra il pallone, scambia con Giorgi, ancora Castelletti. Castelletti trova sulla fascia Paraschiu che torna da Giorgi, verticalizza adesso per Morlando, si gira il numero 7. Scusate, non Morlando, attenzione però Castelletti che scambia col compagno, si trattava di Bezzikeri, non di Morlando. Calcio d'angolo comunque. Con Castelletti, attenzione che per poco da corner non trova il gol. Il portiere Molinari si stava facendo sfuggire il pallone. Allora Dima. Di Berardino. Scambia ancora con Dima. Spazi adesso intasati. Dima col destro va dal compagno. Farkas. Badini. Pallone ancora per Badini. Che la dà al compagno dentro di Berardino, pallone che rimane lì. E allora Dima alza la testa col destro, va da Di Berardino che torna da Farkas.
Conclusione. da parte di Dima, che è andato col destro, ha preso coraggio. Altro cambio, esce Farkas, entra Arseni. Allora Paraschiu col destro allarga di punta, va Bezzicchery. L'arbitro però fischia la fine del primo tempo, che finisce 1-1 tra Mobili Badini e Planet Win 365 Cervetri. Noi ci prepariamo a vivere insieme il secondo tempo. Tra Mobili Badini e Planet Win, ricordiamo, risultato fermo sull'1-1. Partita abbastanza equilibrata qui. Planet Win che attaccherà da destra verso sinistra per questo secondo tempo. Naturalmente Mobili Badini da sinistra verso destra. Pallone in avanti. Pallone che non passa. Allora, ancora conclusione per poco, non si stacca a rete la conclusione di Bezzicchery, che è rientrato molto bene e per poco non beffava il portiere avversario. Allora, Mobili Badini che ripartono da dietro, centralmente per Arseni, ha due avversari addosso, prova a liberarsi, non ci riesce. Pallone che è finito fuori, attenzione, Giorgi allarga il gioco, ancora per il compagno. Giorgi prova a metterla dentro, guadagna calcio d'angolo da quella posizione. Ora Mobili Badini che cercano di prendere nuovamente coraggio. Di Berardino allarga il gioco, intercetta di Paraschio. Paraschio se ne va sulla destra in velocità, pallone dentro e Bezzicchery viene anticipato all'ultimo. Bellissima azione da parte di Planet Win Cervetri, che se n'è andata molto bene sulla parte destra del campo. Attenzione, pallone che rimane lì. Conclusione di Castelletti dalla distanza. Partono i gialloblu. Castelletti, pallone in avanti, col sinistro si gira Bezzicchery, che per poco non trovava una giocata ottima. Ci sta deliziando con le sue giocate il numero 6 di Planet Win. Castelletti cerca di gestire il pallone. Ancora Mobili Badini in avanti. Farkas ancora con la suola. Prende l'avversario. Allora Bezzicchery riparte il numero 6. Con l'esterno va da Giorgi, che si allarga e col destro trova la rete del 2-1. 2-1 quindi per Planet Win. Con la conclusione di Davide Giorgi, il numero 88, che col destro è riuscito a battere Molinari e, come dicevamo, a trovare il gol che porta in vantaggio la sua squadra. Tanto c'è Farkas che la dà indietro al compagno Badini. Viene incontro
di Berardino, anche se gestiscono ancora da dietro quelli di Immobili e Badini. Pallone in avanti, scivolata Giorgi, anticipa l'avversario. Morlando fa passare il pallone, ancora Morlando. Alimenta l'azione, c'è Bezzicchi che entra in area, non ci riesce, fermato da Badini. Badini. Si gira il numero 11, non c'è però nessuno. C'è adesso il compagno di Berardino ancora, cerca di scambiare con Farkas, va col sinistro. Bel gesto tecnico, si è coordinato bene. Per la conclusione, il numero 8 di Berardino, di Mobili Badini, calcio d'angolo intanto per Dima che con la testa la spizza, ancora Farkas che con la punta. Si libera e conclude. Prende però in pieno il portiere. Morlando. Va da Bresciani. Attenzione qui, sbaglio. Bezzicchi punisce Mobili Badini. 3-1, gol importantissimo per Planet Win, doppietta del numero 6 che ha punito lo sbaglio in fase di impostazione, in fase difensiva di Mobili Badini, siglando la terza rete per la sua squadra, siglando il 3-1. Intanto c'è Dima che cerca di far passare il pallone centralmente. Non ci riesce. Allora altro calcio di punizione. Pallone in avanti, la stoppa con il petto di Berardino che si gira. Pallone che rimane lì. Ancora Dima. Adesso cercano di mantenersi sul fronte offensivo i gialloblu. Pallone che finisce però fuori. Allora di Berardino. Avanza il numero 11, va col sinistro, pallone che finisce fuori. Ancora recupero intanto di Farkas che sfida gli avversari. Farkas apre molto bene per Di Berardino che conclude però male. Pallone alto sopra la traversa. Dima all'indietro, ancora Mobili Badini che cercano di rimanere in partita. Pallone per Di Berardino che la tocca per il compagno Farkas. Si gira il numero 7, ancora Farkas allarga il gioco. Pallone ancora lì sulla destra. Attenzione a Dima, col piatto va a Badini. Di Berardino, gialloblu in avanti col tiro di punta. Ancora la conclusione di Berardino che finisce però nuovamente alta sopra la traversa. Poca precisione da parte dei gialloblu che stanno buttando via un sacco di occasioni, anche se non sono stati dei veri e propri pericoli per la squadra di Cerveteri. Possono fare e dare sicuramente di più lì davanti i gialloblu. Badini. Pallone per il compagno. Di prima ancora Dima, allarga il gioco. Pallone che finisce fuori. Rimessa laterale. Farkas per Dima. Dima finta il tiro e si allarga. Ancora Farkas. Vicino c'è Badini. Pallone che rimane lì. Farkas col destro. Si chiude molto bene Planet Win in fase difensiva, allora riparte Morlando, movimento del compagno, Morlando finta il passaggio, si allarga ancora Morlando, rimane però lì ben marcato da Badini, doppi passi di Morlando, pallone ancora dentro, Paraschiu, 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 scivolata di Badini, calcio di punizione per Planet Win.
Quando prendono velocità lì davanti, giocatori come Morlando e Paraschi sono veramente pericolosi per le difese avversarie. Quindi calcio di punizione da una buonissima posizione. Parte ora la Paraschiu che prende in pieno però la barriera. Ancora tensione, conclusione. Ancora con Mobili Barini in avanti. Riparte allora con questo rinvio dal fondo. Arseni si allarga. Arseni ripartono i gialloblu 3-1 il risultato. Ricordiamo Arseni, bel gesto anche se poi non passa. Paraschiu avanza. Paraschiu con la sola. Paraschiu va col destro, ancora Badini che si immola nel tentativo di evitare il gol. Apporto importantissimo in fase difensiva da parte del capitano, anzi del vice capitano di Mobili Badini. Allora, calcio d'angolo. Vediamo ancora. L'arbitro va a pulire il parquet per evitare scivolate. Sarà calcio d'angolo comunque. Battuto in questo momento Morlando, ridà il pallone al compagno. Ripartono Mobili Badini in avanti, allarga il gioco Farkas, pallone ancora dentro. Attenzione a Di Berardino. Si gira il numero 8, pallone ancora all'indietro. Si riparte con una rimessa laterale. Qui c'è Farkas ancora a gestire. Di Berardino. Pallone in avanti, Arseni trova il gol del 3-2, il gol che accorcia le distanze. Arseni con una bella giocata. Siamo quindi sul 3-2. Castelletti, bell'anticipo di Badini. Ora la squadra gialloblu ci crede, ancora Arseni, la rigioca per Farkas, Badini col destro, Arseni, pallone dentro, per poco non va a concludere Di Berardino. Ora ripartenza di Planet Win, però bellissimo stacco di testa da parte di Farkas, Badini, va alla conclusione di Berardino, ancora il numero 8 che però commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone. Allora, calcio di punizione, pallone in avanti, pallone che finisce fuori, rimessa laterale effettuata in questo momento. Morlando la rigioca sul compagno Bresciani ancora con la suola, protegge il pallone attaccato da Farkas, pallone che esce fuori. E allora rimessa laterale con Badini. Avanza il numero 11, riparte ora Paraschiu che commette tunnel su Arseni, qui viene atterrato il giocatore di Planet Win e allora si ripartirà con un calcio di punizione.
Gioco ancora fermo. L'arbitro fa rispettare le distanze regolamentari. Calcio di punizione battuto in questo momento. Va alla conclusione Bezzicchi, che però prende in pieno il portiere. Attenzione, qui si lamenta un po' Paraschiu, voleva che andasse meglio la giocata. Ancora Paraschiu. Paraschiu si gira, attaccato dall'avversario da dietro. Attenzione a Bezzicchi, pallone che rimane lì. Esce bene il portiere. Allora Arseni, Castelletti. Conclusione. Allora Arseni ancora che protegge il pallone. Viene incontro di Berardino che carica il destro e ha un'opportunità molto importante. Qui però bella parata da parte di Balestri. 3-2 il parziale. Fischio dell'arbitro. Rimessa laterale. Pallone messo dentro. Ripartono ora Valentini e Cerveteri con Giorgi che per poco non trova la sua doppietta personale con una bella avanzata sul lato destro. Arseni allarga il gioco per il compagno, va alla conclusione Dima, che però prende in pieno il portiere di Berardino, scambia con Dima, ancora il gialloblu in avanti. Qui viene intercettato Farkas, riparte anzi Bresciani sul lato sinistro, fallo laterale ancora, con Paraschiu a gestire dal pallone a Bresciani, ancora Paraschiu, mette giù la sfera di gioco, si allarga sulla destra, Paraschiu all'indietro, viene contrastato, ora ripartono Mobili Badini, 2 contro 2, anche se sta recuperando Bresciani, conclude Di Berardino, protegge ancora bene Molinari, attenzione, anzi scusate Balestri, Arseni dietro per Dima, si allarga il compagno, Farkas sbaglia il passaggio, pallone che rimane lì, ancora Farkas che prova a rientrare, non ce la fa. E allora Dima, gialloblu ancora in avanti, Farkas. Di Berardino carica il tiro, prende in pieno l'avversario. Arseni allarga il gioco, conclusione, ci mette il piede il portiere, riparte Planet Win, Paraschiu alza la testa, movimento davanti di Giorgi, pallone dentro, Bezzichieri prende il palo. Attenzione, fischio dell'arbitro, forse c'è stato un fallo in precedenza. Un po' di confusione, non ho capito bene cosa sia successo. Forse l'arbitro ha segnato il gol. Il pallone ha preso il palo, però sembrerebbe. Ancora confusione con l'arbitro che ha segnato il gol.
Intervento sicuramente da rivedere questo. In una fase molto delicata del match. Gioco ancora fermo. In poche parole c'è la conclusione da parte di Bezzicchi che non si è capito se ha fatto gol o ha preso il palo. Intervento sicuramente da rivedere. È comunque una fase delicata perché siamo sul 3-2, quindi sarebbe un gol importantissimo. Gioco ancora fermo, vediamo che cosa decide l'arbitro. Sembra aver optato per il gol, quindi per la sua decisione iniziale. Giocatori che li vedo abbastanza titubanti perché secondo me non se ne sono resi neanche conto loro in modo perfetto che cosa sia successo. Perché probabilmente forse qualcuno l'avrebbe anche detto se era sicuro che non fosse stato gol il giocatore del Cervedri. Sicuramente non era evidente e facile da giudicare questo intervento. A me sembrava palo, sinceramente, anche se, ripeto, posso sbagliarmi benissimo. È stata un'azione molto veloce, Bezzicchi è stato bucato dentro. Comunque si riparte dal 4-2 con la tripletta di Bezzicchi, quindi perché il gol è stato convalidato. 4-2 quindi per Planet Win. Pallone intanto in avanti. Interviene Badini che la mette in mezzo. Bezzicchi va col destro, si rigira molto bene come prima. Qui centralmente lasciato nuovamente solo però, quindi questo non va sicuramente bene per quanto riguarda la fase difensiva, devono cercare però di mettere ancora pressione Mobili Badini a Planet Win, che perché siamo sul 4-2 quindi si può recuperare e naturalmente lasceranno qualche spiraglio libero come abbiamo visto poc'anzi. Qui fallo, calcio di punizione per i gialloblu. Tanto pallone in avanti, rientra Di Berardino che va al sinistro, che va col sinistro, Massimola Giorgi che non fa passare il pallone e copre bene la traiettoria. Calcio d'angolo intanto per i gialloblu, pallone dentro e c'è il gol di Badini, quasi in modo inaspettato, rete del vice capitano, 4-3, partita bellissima quindi, da vivere fino all'ultimo, partita apertissima. Con ancora il dubbio che rimane se era gol o non gol. Tanto Morlando si gira il numero 7, finta il passaggio, avanza il Morlando che si accentra. Morlando rientra, c'è largo il compagno che viene servito in questo momento. Morlando ancora col tacco, tocca per il compagno. Bezzicchi. Qui attenzione, cade a terra Badini. Calcio di punizione però. Vediamo per chi. Attenzione, l'arbitro sta buttando fuori. No, sta prendendo la scuola per pulire il parquet. Ancora problemi per quanto riguarda la praticabilità del campo. Con lo staff che entra sul parquet appunto per andare nuovamente a pulire quest'oggi veramente molto il terreno dove si gioca. Si riparte con questo rinvio, fallo
Farkas si accentra il numero 7, pallone all'indietro per il compagno, ci mette il piede Badini che va di testa con coraggio, ancora Badini ha cercato di buttarsi quasi e ha cercato di indirizzare il pallone verso la porta, Morlando allarga il gioco, pallone per il compagno. Planet Wind che rimane in attacco, Morlando finta il tiro, arriva nuovamente da Bresciani che si allarga, va col destro, pallone per Morlando che rimane lì, vediamo Mobili Badini posizionata tutta dietro, vediamo se cercheranno di recuperare qualche pallone, cercare di sfruttare le ripartenze. Conclusione di Morlando, esce in scivolata in modo rischioso Molinari, ripartono il giallo-blu. Di Berardino col sinistro gli sporca il pallone Morlando, adesso 3 contro 1, contropiede, la possono chiudere Planet Wind, pallone troppo largo per Bresciani, hanno avuto un'opportunità molto ghiotta quelli di Planet Wind che non è stata sfruttata, Morlando avanza il numero 7, si allarga troppo, pallone che esce fuori, Immobili Badini ripartono, Dima allarga il gioco, ci mette il piede il numero 6, viene atterrato l'altro numero 6 che cade a terra, si riparte con questo rinvio dal fondo, pallone in avanti, di petto interviene Farkas, avanza il numero 7 che viene atterrato, attenzione, calcio di punizione, ammonito Giorgi. Calcio di punizione quindi. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Dunque. Ci sono sia Badini che Di Berardino vicino al pallone. Opportunità importantissima, quasi decisiva per Mobili Badini che possono pareggiare i conti. Barriera disposta, andrà Di Berardino col destro, la prende in pieno però. Calcio di punizione non battuto perfettamente, anche se Di Berardino avanza, prende posizione, dà il pallone a Farkas. Che allarga ancora per Di Berardino, rientra sul sinistro e trova il gol del 4-4. Di Berardino ha trovato l'angolo giusto. 4 pari quindi tra Mobili Badini e Planet Win. Aveva sbagliato in precedenza il numero 8 il calcio di punizione, poi però si è rifatto con questa bella giocata. Corrado, rilasci i nostri soldi! Lasci i soldi, Corrado! Ripartono ora Planet Win. Pallone messo dentro, siamo veramente verso la fine di questa partita. Arseni mette giù il pallone, ci mette però anche il piede Bresciani. Riparte Giorgi, viene contrastato dall'avversario. 4 pari il parziale, ricordiamo. Morlando allarga il gioco, ancora il numero 7, torna da Bresciani, uno contro uno, allarga ancora il gioco. Morlando, ora Planet Wind tutta in attacco, ma Morlando che per poco non trova un gran gol, c'è stata deviazione di Molinari, calcio d'angolo quindi, Morlando ancora, ne ha due davanti a sé, pallone che rimane lì, Paraschiu. Morlando con l'esterno, Bresciani, Bresciani non ha spazio davanti a sé, è costretto ad allargare il gioco, pallone messo dentro, c'è stata un'altra deviazione, qui passaggio sbagliato, per poco non stava
prendendo il pallone Arseni, l'arbitro però fischia la fine della gara. 4-4 tra Mobili Badini e Planet Win 365 Cervedri. È stato un incontro equilibrato, un incontro intenso, pareggiato all'ultimo con coraggio, con voglia di acciuffare il pareggio a tutti i costi dal gol, dal bellissimo gol di Berardino. È veramente tutto, però buona serata da Matteo Corona.